sta arbitrando il campionato di eccellenza di calcio a 11. Iniziata quindi la gara con il primo pallone giocato dalla formazione in maglia bianca dell'ICR, anticipo di bentornato, però la palla riesce ad arrivare al numero 8 che sbaglia. Indro al centro per Montesanti, la conclusione, la respinta in angolo del portiere. Saltato Calindro, Malena dall'altra parte per la conclusione che colpisce il palo. Fabio De Cario, Pochino ed il gol di Villella sul colpo di tacco di Fabio De Cario. Finisce alto, va a recuperare palla Cardamone, calcio di rigore. E il gol di Vescio per il 2-0 della formazione lametina. Madonna allarga per Fabio De Cario e c'è la rete, il portiere finisce in rete con tutto il pallone al 11° minuto. Gentile, Gentile, ma alla conclusione la tocca di Cello, la mette in calcio d'angolo. Palla per Affatato che viene fermato, ancora Affatato, il servizio e c'è il gol di Gentile al 14° minuto. E Bertolo lascia palla per il tiro di Gentile che finisce sulla traversa. Neri ancora Gentile, si accentra, cerca di andare alla conclusione e la palla tocca un giocatore che con la sua parabola finisce in rete al 17°. Dato palla praticamente a Gentile, Gentile, la sua conclusione out. Recuperato palla Calindro, allarga per Vescio, il pallonetto di Vescio, peccato. Era Gentile, è saltato un avversario, lo ferma Di Cello prima con il piede, poi con le mani. Mentre c'è questa conclusione toccata da Di Cello in calcio d'angolo, di Sinopoli, murato da Morabito, ancora la conclusione che finisce out. No, sbagliato questo passaggio di Montesanti, la conclusione di De Bertolo. Calindro, Crimisa, vediamo De Bertolo e il pareggio al 27°. Cardamone su di lui, Gentile lascia De Bertolo, il Fuscaldo su Villella, c'è questa conclusione, vuole murato ancora, Real Crimisa colpisce il palo, palla dall'altra parte per Calindro, Calindro salta l'avversario, mette in mezzo. È stata la prima respinta del portiere, poi il gol di Vescio e finisce qua il primo tempo. Campionato già stravinto dalla formazione lametina. Gentile alla conclusione, la tocca quanto basta Di Cello. Morabito, De Cario non colpisce bene. Montesanti la conclusione. Conclusione di poco alta. Malena bastone, riesce a passare e pareggiare 4-4 al 12° minuto. E c'è questo gol mancato di partenza Cardamone, la sua conclusione. Sta perdendo palla su Vescio. Sinopoli la triangolazione, la chiusura di Bentornato, poi la palla era passata e subito dall'altra parte questa volta riesce a segnare Palmieri. Passaggio di Cardamone non arriva, ne approfitta Crimisa che colpisce il palo ma sbaglia poi ancora la formazione lametina, riesce a segnare Daniele mentre c'è questa parata del portiere. Montesanti si gira e la conclusione di Montesanti, passaggio per Morabito, è un po' lungo, Morabito mette al centro, la conclusione di Fabio De Cario, la conclusione.
conclusione out di Deberto, Madonna Montesanti, la conclusione, Madonna Morabito ed il gol per 6-2. Due minuti di recupero, credo che ora l'arbitro fischierà la fine, così finisce qua 6-6 tra ICR e Real Crimisa.